La guerra è la principale attività economica. Guardiamo anche questo secolo. Negli anni 30 gli Stati Uniti si trovano in grave difficoltà, c'è stato Wall Street, c'è stata la questione dell'agricoltura, insomma sta proprio giù, in crisi grave. Figuriamoci la Germania, che ha perso la guerra, che dal 18 c'ha un'inflazione spaventevole, che ha avuto questa Repubblica di Weimar molto efficace dal punto di vista economico, insomma sono due paesi allo stremo che vengono da un grande potere industriale, culturale, economico, eccetera, eccetera, e che si trovano a mal partito. Che cosa fanno l'uno e l'altro? Roosevelt è il rappresentante della democrazia liberale nel mondo, Hitler è il rappresentante delle peggiori dittature. Fanno esattamente la stessa cosa, ossia recuperano le loro economie con l'industria bellica. E naturalmente il miglior cliente dell'industria bellica americana è Hitler. Per cui noi abbiamo avuto metà dell'Europa distrutta da armamenti che Hitler aveva acquistato dagli Stati Uniti, e poi ne ha fatti tanti anche lui, perché anche lui ha recuperato la disoccupazione offrendo un posto di lavoro. Per questo è andato al governo con i voti degli operai e dei borghesi anche, naturalmente, perché ha recuperato la disoccupazione dando un posto di lavoro agli operai nelle fabbriche belliche. Questi sono gli anni 30, ossia ancora in questo secolo tutto il sistema economico si basava sulla merce di maggior profitto, che è l'arma. Insieme all'arma c'è pure la droga, ma anche alla droga è sempre legata alla storia della guerra. Alessandro Magno è morto a 32 anni per un overdose. Perché il dioppio? Perché sua madre, la moglie di Filippo il Macedone, era una grande cattucchiera, e gli arruolava tutta la falange, che era un grande eroe, come sapete, la falange speciale, no, di Alessandro Magno. Quelli andavano dritti verso il pericolo, fuori di testa completamente, non sapevano niente, vedevano qualcuno che li voleva ammazzare, dritti ci andavano, ci facevano ammazzare, eroi. E dico la decima legge di Cesare, decima legge del suo corpo speciale, tutti drogati fino agli occhi. Ma così anche per gli altri, i giannizzeri ottomani chiaramente anche loro usavano non l'oppio ma l'hashish. Assassino è una parola italiana che viene da hashish, hashishin, era il soldato ottomano che usava l'hashish prima di andare in battaglia. E ammazzava tutti, non capivano niente, fuori di destra completamente, si andava dritto. E così, e non è come questo povero ragazzo italiano, un pochino più normale, ogni guerra che danno le sue droghe, no? La prima guerra mondiale, cognac di pessima qualità per la truppa, prima dell'attacco, morfina per l'ufficiale. Seconda guerra mondiale, eserciti regolari, perché anche qui naturalmente è possibile che una formazione partigiana serva da roba, perché se non sta la festa ben a posto, e essere perfettamente consapevoli e lucidi in quello che fanno, altrimenti sono morti nei primi 5 minuti. E invece la seconda guerra mondiale, l'esercito americano, LSD per la truppa, cocaina per gli ufficiali, c'è sempre la gerarchia, eccetera, eccetera. E oggi i corpi speciali che hanno tutti, perché all'interno di questi eserciti terroristi ci sono i super terroristi, ossia le formazioni antiguerriglia, le formazioni anti terroristi, che loro chiamano terroristi di altri, che sono super addestrati, anche super drogati quando vanno. Allora, qual è il problema di fondo? È possibile che tutta la nostra economia
ossia tutto il nostro, la nostra possibilità di mangiare, di tenerci in vita, di salvarci dalle malattie, di sapere quando andremo fuori oggi, di muovere, ecco, debba ruotare attorno a questo perno economico che è la guerra, che viene suscitata, il terzo mondo è indebitato fino al collo, strozzato, strangolato, perché noi gli prestiamo il denaro per comprare le nostre armi, però le nostre armi, le nostre mine antiuomo, i nostri manganelli con la scarica elettrica che costituisce una tortura spaventosa, che abbiamo obbligato tutte le polizie del terzo mondo ad acquistare con i nostri soldi. Però questi soldi che noi prestiamo per acquistare le nostre armi ce li segniamo nel registro. Per cui il terzo mondo, leggetevi Susan Jones, il debito del terzo mondo, è completamente strozzato dal debito che gli è stato imposto con l'acquisto delle armi. E vabbè, questa è la situazione di oggi, allora qual è? Perché noi facendo... Io non faccio l'analisi critica di quello che sta succedendo perché lo conosciamo tutti, no? Ma certamente gli aspetti negativi della nostra società sono molti e li conosciamo tutti. Però bisogna andare anche in fondo alla questione. Chi sono i responsabili? Con chi ce la dobbiamo prendere? Perché qui si creano un sacco di confusioni attraverso un grande e molto abile uso dei mezzi di comunicazione, no? Pieno di informazioni sbagliate, ma qui bisogna proprio identificare, se vogliamo fare qualcosa di serio domani mattina, chi sono i responsabili. E la prima cosa che dobbiamo fare è prendercela con gli armamenti, con chi tiene in piedi l'economia con gli armamenti, con chi mette su le fabbriche delle armi perché l'arma è il prodotto di maggior profitto. E non dire che facciamo il piatto greco sulla Bosnia, quando le fabbriche belliche che sono in Bosnia le abbiamo tutte messe noi, dico noi, ossia il capitale occidentale, in cui l'Italia ha una buona parte. In Jugoslavia ai tempi di Tito non c'erano fabbriche belliche. È stato dopo la morte di Tito che la Bosnia è diventata il centro delle fabbriche belle, del passaggio delle armi dall'Occidente all'Est, attraverso la Bosnia, la Macedonia, il Kosovo. Perché il Kosovo stanno così tranquilli adesso? Ah, perché c'è gente lì che si è fatta miliardi col passaggio delle armi e quindi aiutano i nostri governi a tenere buoni questa popolazione disgraziatissima del Kosovo. Turchia. Questo è il passaggio adesso, dall'Occidente all'Oriente, dall'Oriente all'Occidente, dell'arma e della droga. E allora pensate quanto gli fa conto che ci sia uno stato di guerra. E poi vedremo se racconta tutte queste storie, le religioni, le razze, cioè, ma tutto questo non esiste proprio. Se voi domandate a un normale cittadino disgraziato da lì da quelle parti, ma manco sa che cos'è, poi 20 anni di governo di Tito veramente aveva talmente mescolato le cose che tutti hanno dei parenti di qualche altra etnia, di qualche altra parte. Non c'è motivo. Anche lì l'odio è stato suscitato artificialmente dagli psicologi militari. Perché non c'era? Io bene durante i 20 anni. Faceva abbastanza normale di gente che certamente era capace di convivere. Adesso è fatta di danni arrabbiati, una cosa spaventosa, l'odio che si è suscitato attraverso tutti gli orrori che sono stati messi in piedi ad arte dagli esperti militari. E allora invece di fare tutto questo pianto sui poveri bosniaci, prendiamocelo con i nostri mercanti d'armi, prendiamocelo con il nostro sistema economico che fa parte di un sistema economico mondiale che è una tempica mafia, a spese dei popoli del mondo,
Vediamo un po' che cos'è la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. Ma è mai possibile che la nostra economia mondiale debba essere incentrata su organizzazioni di questo tipo? Ma è possibile che noi ci dobbiamo ingrassare, che il benessere che abbiamo, il consumismo, è dovuto alle armi che noi abbiamo riciclato, venduto clandestinamente o legalmente? E non per nulla, appena Berlusconi ha fatto il suo governo, ha messo come ministro della difesa Previti, il quale è il più noto trafficante di armi d'Italia, notissimo in tutta Europa, non ha mai fatto altro, è l'avvocato di tutte le fabbriche belliche italiane. E allora, che vuol dire tutto questo? Con chi ce la prendiamo? Con questi selvaggi che vanno avanti con le religioni e con le razze? No, perché loro gliel'hanno inventato gli altri, questi motivi di divisione. Sono stati lanciati gli uni contro gli altri in una maniera selvaggia e disumana, suscitando l'odio. E suscitare l'odio rende conto più all'Occidente che non un normale commercio, perché allora di armi se ne comprano tante. E allora la riflessione che noi facciamo partendo dal Concilio di Trento è da un tipo di assetto di cui buona parte è dovuta proprio a quel concilio, a questo modo di organizzare l'Europa e di pensare poi agli altri mondi che allora erano già avanzati, no? Come nostra conquista. Ecco, pensiamoci un momento a che cosa ci ha portato oggi, ma soprattutto a che cosa dobbiamo fare domattina, perché anche la questione delle donne, se non la vediamo da un punto di vista economico, ossia a che cosa serve economicamente a una classe dirigente che detiene tutte le leve dell'economia la repressione delle donne, la distruzione di tutte le forme comunitarie di vita. E pensate che adesso hanno proposto una legge per la distruzione e la cancellazione degli ultimi usi civici esistenti in Italia. Se qualcuno è dell'estremo nord o dell'estremo sud sa benissimo cosa sono gli usi civici. Sono l'ultimo avanzo di democrazia. E adesso ci sarà appunto il mese prossimo una riunione di giuristi democratici per protestare contro questo ennesimo attacco contro l'autonomia e la democrazia in Italia. E spero che adesso dite qualcosa voi, portate qualche notizia, qualche informazione, qualche urlo di rabbia contro i mercanti d'armi. Non sarà mica che siete tutti d'accordo. Questo non può essere, no? Allora, chi non è d'accordo, ecco, le critiche servono sempre. Che cosa possiamo aggiungere?
perché non ho l'occhio rabbia, è il proponimento di, uscendo di qui, tornando nelle proprie reti, cercare di portare fuori di qui, dove ci troveremo domani, dopodomani, per il resto della nostra vita, queste informazioni così inutili, così informali, così cronologiche, che ha fatto veramente a me, come giovanotto, mi ha fatto meraviglia che partendo dal Concilio di Trento è arrivato fino alla Bosnia, a oggi. Che altro può dire? Io non la scelgo, tutti e qualche presente, qualcuno presente. Voglio dire, a detrimento dei piagnoli italiani, vedete, non è possibile che si possa vivere senza far niente per, non so, quando il bambino giustamente l'oratore ha fatto del male, si gioca sul bambino, in altre città si gioca sulla donna, al vergogno, sul handicappato, ma in Polonia la bomba cade sui bambini, sui vecchi, sulle donne, su tutti quelli che stanno in Bosnia. Ma questo volevo dire che in Italia c'è una insensibilità. Possibile che nei nostri paesi non si trova un gruppo di individui che si guardano in faccia e si domandano: i nostri cassoni dei rifiuti stanno una parte di rifiuti di cibarie, perché ne abbiamo troppi? Vi sono centinaia, migliaia, secondo la grandezza del paese, della città, che altre vuote spinte con nessuno. Guardate, io non mi sono svegliato stamattina dopo aver sentito la conferenza, ma il discorso che fa. Io, per gli uomini del terzo mondo, nel 1968, dico 68, ho fatto 14 giorni di sciopero perché la fame. Per quella gente, ma nessuno se ne è accorto. In Italia, qui non c'è da fare cose. Ma, combinazione, io non ho avuto figli con mia moglie, ma ne ho cresciuti vecchi, alcuni li ho adottati. Questo per dire che non è che mi sveglio umanista, solidarista, di fronte alla tragica situazione della Bosnia, o dopo aver sentito la magnifica e lunga e chiara esposizione che abbiamo ascoltato. Dico di più, ho bisogno di essere assistito io, perché non vedo, e ho qualche altro caso tra la vita. Ho una casa, un appartamento, e sono solo qua, ma non trovo nessuno, nessuna persona, specialmente le donne, alle quali ho fatto sapere la mia voglia di portare in casa 2, 3, 4 bambini assumendo con l'onere economico di avere i nomi, pur se li vengono ad accudire. Uscendo di qui, io penso che non ce l'abbiamo ascoltato, qualcosa è rimasto in loro. Portiamo fuori di qui, cerchiamo di convincere gli altri a prendere un po' di persone, portarle nelle nostre case e qualche poco di pane, un po' di pasta, si trova. Grazie. Grazie.
ma così, come dire, collegandomi a tutto quello che ha detto Joyce, soprattutto poi pensando ad oggi alla situazione attuale, alla sua complessità, ma anche ricollegandomi all'invito del compagno che ha parlato ora, a, come dire, a portare con noi una serie di indicazioni, di informazioni e soprattutto la sollecitazione quindi ad informarci sempre di più, soprattutto cercando, sforzandosi di fare riferimento attraverso quel minimo di stampa alternativa, di informazione alternativa internazionale, di, come dire, di ricevere delle informazioni molto importanti, direi assolutamente necessarie per una riflessione su che cosa fare da ora in poi, appunto per dare una risposta necessariamente positiva, costruttiva al nostro impegno per la vita nostra e del pianeta. Allora mi veniva in mente di, così, di riflettere su un paio di cose che ho letto e su due libri, uno quello di Vandana Shiva, a cui ha fatto accenno anche Joyce, Le monoculture della mente, l'ultimo di Vandana Shiva, e l'altro di Serge Latouche, La mega macchina non a caso, intitolato così, riferendosi ovviamente all'economia occidentale che è quella ormai passata dal particolare alla globalizzazione, diciamo, del modello, ma poi anche ad una rivista che mi sarebbe piaciuto, devo dire, trovare qui, quella internazionale, non sono i parenti, non è che faccio propaganda e pubblicità, però è una rivista che trovo, che leggo da un anno, è un settimanale ogni venerdì ed è raccoglie, diciamo, gli articoli più interessanti della stampa internazionale, appunto della testata del giornale stesso. Perché faccio riferimento a queste poche piccole cose che ho letto? Perché sono state di grossa sollecitazione a delle riflessioni. Soprattutto perché chi scrive, per esempio Vandana Shiva o Latouche, Vandana Shiva è la scienziata di chiara fama, è un fisico nucleare che ha avuto il coraggio, lei che aveva cattedra presso l'università americana, l'ONU, a un certo punto quando ha capito verso quali obiettivi fosse indirizzato il suo lavoro, di tagliar corto e di impegnarsi nella ricerca, nel lavoro scientifico, proprio per opporre documenti alla mano, opporsi a quel tipo di lavoro, tra virgolette. Vandana Shiva appunto parla del rischio, del pericolo gravissimo della distruzione della pluralità attraverso la violento intervento sulla natura. Dicevo che il rischio della distruzione della pluralità degli elementi della natura, che appunto riducendola a monoculture, riduce la natura ad essere una specie di miniera che produce benessere economico ovviamente ai padroni. Per esempio, una foresta diventa semplicemente una miniera di legname e tutti gli altri elementi essenziali all'ecosistema vengono assolutamente eliminati, con grave rischio, si capisce, della possibilità di sopravvivenza, no? di tutta la flora, la fauna. E questo porta ovviamente alla distruzione poi via via delle colture, delle culture, voglio dire, così diversificate e plurali nel mondo, quindi tra gli uomini, e riduce anche quindi ad un'unica cultura, quella voluta e coatta, il mondo intero, con le conseguenze che Joyce così chiaramente ha espresso e detto. Allora, quindi questa prima lettura mi ha provocato delle riflessioni sulla necessità ovviamente, per esempio, di non solo di attenzione a tutto quello che sta succedendo, di capire perché
anche dei piccoli, come dire, dei fatti che possono sembrare così appartenere alla politica o alla DUN, piccola società, invece fanno parte di un disegno molto più ampio e oculatamente delineato dall'alto da chi detiene il potere. L'altra è la lettura di Latouche, e qui mi ha fatto molta impressione una cosa, mi stringo subito e vado al punto focale che mi interessa molto, cioè la posizione della scienza oggi, che è importantissima, fondamentale, ha una responsabilità, credo, enorme. Noi tutti abbiamo la responsabilità di chiedere risposte adeguate. A un certo punto, concludendo la sua analisi a proposito della mega macchina, che è appunto questa macchina che è diventata così enorme, quella del sistema occidentale, quindi l'economia, conclude dicendo, dal momento che sappiamo i disastri che ha provocato sul piano proprio dell'ecosistema, no? E dei genocidi, a un certo punto un premio Nobel, il premio Nobel della biologia, James Watson, quindi premio Nobel, si esprime in questa maniera, con il libro là, quindi proprio virgolettato, lo potremmo ricordare, dice, beh vabbè, insomma, se... che c'entra? Mica si può impedire alla scienza di procedere, non nel suo sviluppo, nel suo progresso. Se vuol dire che se l'umanità non si adegua al progresso scientifico, basta cambiarla, l'umanità, e quindi fa riferimento alla manipolazione genetica. Allora io mi viene proprio una grossa voglia di, se, per quanto possa valere la voce di una persona, vorrei scrivere a due su due, o a un giornale, pensavo di scrivere al Manifesto, che ha se non altro il pregio di fare certe recensioni, no? Di far conoscere certi libri, certi temi. Volevo dire che questo mi aveva lasciato molto, mi aveva destato grandi, come dire, mi aveva fatto molta impressione. Ma soprattutto volevo chiedere, per esempio, come non ci si chieda che cosa siano questi premi Nobel e che cosa abbia a che fare, per esempio, con James Watson, la Levi Montalcini, oppure Nelson Mandela, cioè voglio dire gente che dedica tutta la sua vita e la sua esistenza per l'umanità, per, non so, Montalcini, per parlare appunto delle origini della crudeltà, dell'odio, no? E quindi riportare la natura umana a quello che è. Non c'è uomo che sia per natura di un certo tipo, quindi a cancellare le categorie aristoteliche, così. Ma che cosa abbia a che fare con un premio Nobel come questo? James Watson, per esempio, Mandela, il quale chiaramente si è dato da fare tutta una vita per l'umanità. E allora una richiesta: che cosa è oggi la scienza, se questa scavalca, e magari fosse soltanto questo, l'uomo? A che cosa serve? Insomma, quali, no? Qual è l'obiettivo? E come a costoro si possa, appunto, dare il massimo premio riconosciuto? Quindi questo volevo, cioè l'intervento mio tendeva proprio a questa, ad una riflessione che ritengo molto importante sulla scienza. Non arrivare più a delle guerre così disastrose.
Ma l'esperienza di questi anni, a ciò che abbiamo osservato, a me personalmente mi sembra, più che sedare i conflitti, una intrusione bellica e militare per quello che concerne l'appoggio o a una componente o all'altra nei conflitti quali capito si contendo. Vorrei chiedere a Joyce Russo il suo parere in merito alla funzione delle Nazioni Unite al momento attuale di fronte a questi interventi che io non trovo più giusti, corrispondenti a quello che erano i principi di cui loro era nato. Ma credo che sia abbastanza chiaro che le Nazioni Unite non sono nazioni, sono governi, sono poteri che si mettono d'accordo per poter dominare il mondo con un tipo di economia che appunto punta sul profitto, ossia qualcosa di impersonale. Non si parla mai nelle Nazioni Unite della gente. La gente sta male, deve soffrire, sì, così in maniera astratta, ma non realmente. E pensando che dalla rivoluzione francese in poi il nostro sistema industriale e tecnologico ha usato le risorse del pianeta, creando gravissimi vasti alla natura, per i 2/3 circa, per la sofisticazione, il miglioramento delle armi da genocidio e desertificazione della natura, beh, ci domandiamo di fronte a che classe dirigente siamo che amministra il mondo. Che anziché pensate se tutta questa enorme ricchezza che è stata dedicata da 2 secoli all'uso e alla costruzione di armi sempre più micidiali, forse invece servisse per quello della tecnologia e della scienza, si può fare molto comodo, non so, la comunicazione dal telefono al computer, la possibilità di diminuire la fatica fisica attraverso una serie di macchine che servono per star meglio e non per star peggio. E invece la massima parte delle risorse del pianeta è stata usata dai governi per creare strumenti di terrorismo e di morte. E questa è la cosa che veramente appare insensata. Perché credo che la maggioranza degli esseri umani non accettino un tipo di impostazione di questo genere, proprio per il normale consenso, per il normale voglia di vivere, non di morire, non di soffrire. Per cui mi domando questa maggioranza, io mi sento sempre maggioranza perché anche se il potere non ce l'ho e non ce l'hanno quelle capacità come me, però normalmente girando al mondo non si accorge, fa dei discorsi così di normale buonsenso sulla vita della gente e un'infinità di gente è d'accordo. Ma se sono più d'accordo con questo, con queste sofisticazioni degli orrori, della morte, della crudeltà. E allora bisogna trovare il modo di rendere attive queste capacità potenziali dell'umanità di essere se stessa, ossia di lavorare e di produrre per ciò che la fa vivere meglio e non per ciò che la fa morire. Ma io credo che questo ci si può arrivare, ma richiede certamente a tutti noi anche una capacità maggiore nel fare delle proposte possibili, sensate, realistiche, che pure si possono fare. Abbiamo in giro per il mondo un tipo di cultura che qua in Italia arriva molto poco, ma arriva meno in Italia che altrove e credo proprio per una specie di censura nella prassi che è esercitata soprattutto da noi perché è un paese cattolico, sede del Vaticano, oltretutto.
ossia di un tipo di ideologia, di impostazione culturale completamente opposta al tipo di ricerca che ci occorrerebbe. Perché appena si varca la frontiera italiana, va bene che questi libri non li leggono, o li leggono troppo poco, però nelle biblioteche li trovi tutti. In Italia trovare il primo libro di Ivan Kanashiva è un'impresa che richiede grandissima fatica, perché non c'è nessuno, è un piccolissimo editore, e così altri libri importantissimi che sono editi da piccolissimi editori senza distribuzione, per cui andare a trovare una faticaccia. E questo è peggio in Italia che altrove, perché qui c'è una pressione che non è scritta nei testi giuridici, ma nelle cose, ossia nel tipo di potere che abbiamo e come questo potere viene esercitato, che è una reale repressione e espropriazione del cittadino italiano. Noi siamo espropriati in mille modi. Perché, per esempio, il problema della difesa deve essere coperto al segreto? E poi la Trabesca, se è difesa o non aggressione, perché io credo di dotare l'esercito statuale di armi che devi usare il più lontano possibile dal tuo territorio, possibilmente a 10.000 km e meglio, e poi qualche minuto prima dell'avversario, altrimenti morto sei tu. Dico, queste possono essere chiamate armi di difesa, potrebbe essere un sistema di difesa. Perché il cittadino italiano non può discutere il suo assetto di difesa? Perché evidentemente in un mondo pieno di violenza ancora, una difesa in qualche modo verso aggressioni di banditi o di pazzi vani ancora si deve apprezzare in qualche modo. Ma cosa ci ha insegnato la seconda guerra mondiale? Che la difesa popolare è la sola che si oppone veramente a un'aggressione militare. Non si sarebbe mai sconfitto il nazismo con i bombardamenti americani. Bombardare un territorio a 10 km d'altezza senza rischiare granché per i piloti, perché le vite americane bisogna giornalmente già bombardare, non è una cosa che fa vincere la guerra, perché tu recuperi un territorio, recuperi la padronanza su quello che è il tuo territorio camminando sul territorio, a piedi. Ora, abbiamo avuto l'esperienza di tutte le guerre anticoloniali, anche che sono la parte più brillante, diciamo, delle attività storiche di questo secolo. E beh, lì è stata la difesa popolare laddove le cose sono riuscite in qualche modo, cosa non facile perché lì piombano addosso tutti i falchi, tutti i lupi dei poteri economici, ma tuttavia quello che è riuscito, come appunto in Sudafrica ad esempio, oppure in altre luoghi, oppure quando siamo riusciti a sconfiggere la resistenza o parti anche più feroci di questa resistenza che era nei campi di sterminio, e, per esempio i croati di Ante Pavelić, no? Che non era uno scherzo. Beh, questo è stato fatto attraverso la difesa popolare, e non attraverso l'intervento di eserciti. Che vuol dire far intervenire un esercito in Bosnia? Ma è così che si può vincere una guerra alla guerra? Con gli stessi metodi, evidentemente no, che senso ha questo? Non ha nessun senso, perché chiaramente poi questo esercito appunto chiedeva l'uomo a che cosa serve, ma l'uomo è un'espressione dei poteri occidentali, del punto di vista occidentale sul mondo. Come può essere qualcosa di neutrale di sopra delle parti che salva la vita della gente? Chi gli importa la vita della gente? Gli importa di stabilizzare un certo tipo di potere, che è un potere economico. E allora qui ritorniamo proprio alla base di tutto, che è il sistema economico instaurato dall'Occidente attraverso un certo tipo di modello non molto credibile, che noi contrabbattiamo come solo un modello possibile nella storia del mondo.
cerchiamo di capire che come queste cose non possono portare a dei disastri terribili, per cui non devono più avere luogo. Perché non si deve fare una lotta contro l'istruzione militare in particolare e sostituirla con sistemi di difesa popolare, di cui pure si è potuto fare esempio anche in questo secolo, sono quelli che hanno funzionato. Ma perché in Occidente non c'è mai, non si racconta mai la storia di questi altri popoli? Perché dei personaggi che hanno fatto storia in questo secolo, che indubbiamente sono stati emblematici di grandi movimenti popolari, non so, Ho Chi Minh, o Agostino Neto, o Nassim Hikmet, o Massimo Dos Santos, e tanti che ci sono stati, non sono mai stati argomento in Occidente né di un romanzo, né di un racconto, né di una pièce teatrale. Perché non se ne parla proprio? O di un film. Ho pensato un film sulla vita di Ho Chi Minh, no? Una volta bellissima, no? Orientale, avventurosa, piena di cose, piena di significati. Mai. Noi abbiamo tutta una letteratura e una produzione di tipo artistico tutta sul depresso, o sul violento o sul depresso. E sono effettivamente le due conseguenze di un certo tipo di teorizzazione dei perché della vita che sono basati sulla violenza e sull'inganno. Perché queste sono state le nostre conquiste fatte attraverso questi metodi. Perciò vedete quante cose ci sono da vedere, su quante cose riflettere. Giustamente diceva Dina, ma insomma qui bisogna conoscere un po' meglio il mondo, perché non è vero poi che non ci sia un'infinità di gente capace di pensare, di progettare, di fare una proposta politica seria, possibile, da fare subito. C'è questo. E perché? Per quale motivo noi selezioniamo una classe dirigente che amministra il mondo al peggio? Ci mettiamo i peggiori elementi. E guardate in Italia. Oh, dico, è davvero che tutta la gente come Berlusconi e Previ o qualcuno, oppure quelli che si mettono d'accordo con loro per la stessa cosa. E non è vero, dico, perché anche in Italia ci sono persone intelligenti che hanno una coscienza morale, una capacità anche da amministrare. E allora perché selezioniamo sempre il peggio per amministrare il mondo? È questo che ci dobbiamo chiedere, da questo dobbiamo uscire, perché non è necessario, non è indispensabile. E qualche esempio pure l'abbiamo, certamente l'esempio di Mandela è un esempio brillante al mondo di oggi, ci viene dal fondo del più disprezzato dei continenti. E chi parla mai dell'Africa qua? In Italia, e chi sa niente della storia dell'Africa è il primo che arriva ai bianchi. Pare che la storia dell'Africa comincia da quando i portoghesi sono sbarcati alla foce del fiume Congo. Oh, dico, l'Africa c'è una storia come ce l'abbiamo noi, una storia di secoli e di millenni dove sono fatti esperimenti educativi, questo, quello, tante cose, si è pensato, si è organizzato, si è fatto tante cose. Noi cancelliamo tutto quello che non è roba nostra, noi la cancelliamo semplicemente. Non c'è. È come Cristoforo Colombo arriva nelle Americhe. C'è un sacco di gente che fa un sacco di cose in maniera molto diversificata. Ma lui non guarda né a destra né a sinistra. Proprio non li guarda, non li osserva, non esistono. Li cancella mentalmente, ancora prima che fisicamente. Per lui non ci sono, c'è solo la sua monocultura, il suo padre eterno, il suo re, il suo tipo di economia di rapina. C'è solo questo, nemmeno guarda se per caso, tutta caso nel mondo ci fosse un'altra cosa. Questa è una caratteristica terribile dell'Occidente. Allora guardiamoci anche dal pericolo di parlare sempre soltanto di noi e delle nostre piccole cose. È giusto che si parta dal piccolo, dal personale, dal privato, dal familiare, perché da lì cominci, da dove cominci se no. Però fermarsi lì è veramente cadere in una forma di degrado terribile, di rozzezza, di provincialismo.
andiamo un passo là, partiamo dal nostro comune, dalla nostra casa, dalla nostra famiglia, eccetera. Questo è il problema, eh? I problemi affettivi, che sono dei grossi problemi di cui non si parla abbastanza nella storia. Ma poi andiamo oltre, non ci fermiamo lì. Ed è molto necessario avere queste informazioni, per cui si scoprono principalmente due cose: che tutto il mondo è paese e che siamo molto più simili gli uni agli altri di quanto non pensiamo. E non importa se mangiamo in modo diverso, abbiamo degli abiti diversi, facciamo le cose in forma diversa, ma questo non importa niente, quasi niente. Perché nell'essenza la nostra umanità, umanità in senso astratto, in senso trasformato, è la stessa in ogni angolo del mondo. Ed è bellissimo l'esempio di una grande anarchica francese, di Louise Michel della Comune di Parigi, che è trasportata addirittura oltre l'Australia, nelle isole in cui il governo francese mandava i forzati, e si accorge che lì ci sono degli omuncoli neri piccolissimi, bruttissimi, con capelli tutti ricciuti, alti 1,50 m, massimo 1,60 m, che si scappano sempre nella foresta appena vedono un bianco. E lei si avvicina a questa gente, li vuole conoscere, vuole comunicare con loro e scopre che sono come lei, come tanti. E allora fa questa azione proprio così di comunicazione con questi esseri non considerati nemmeno francesi come esseri umani, più vicini agli animali, no, che agli esseri umani. E lei stabilisce invece questo contatto che diventa culturale, politico, sociale, di tutti i tipi, sviluppando insieme a loro delle forme di intelligenza e di progetto per la loro isola e per la loro situazione. Ecco, tutto il mondo è paese, e questo lo si scopre presto, è che la comunicazione non è difficile. Basta partire dalle cose concrete. In questo, diciamo, le donne hanno un pochino più di capacità, perché loro parlano cose concrete, trovano un'altra donna di qualsiasi colore in qualsiasi continente, comincia a parlare di bambini, poi sta con bambini, c'è un freddore, c'è un di pancia, con lei, cosa gli dà da mangiare, vanno bene a notte, eccetera, c'è la sta da mangiare, l'acqua la trovi, tutte queste cose estremamente concrete creano immediatamente. Tu mi insegnami come si fa la bistecca di coccodrillo, io ti faccio vedere come si fa la torta di mele, insomma noi troviamo sempre un modo di parlare con un'altra donna. Però questo non lo traduciamo poi in politica. Mentre sono proprio questi elementi di trovare quello che c'è di comune tra tutti noi e con tutte le forme di vita, invece di stare sempre a trovare quello che ci divide, tutte le teorie della separazione, che sono le religioni, le filosofie, le ideologie, no? sono inventate per separare i gruppi umani e poi lanciarli uno contro gli altri per tutta l'America, no? Ma dico, ritroviamo, no, queste cose comuni che abbiamo, ma per questo dobbiamo anche conoscere, essere curiosi, no? Leggere qualche cosa, dato che sappiamo leggere e scrivere. Chi non sa leggere e scrivere non se la fa raccontare a qualcuno, no? Perché, ma questa faccenda della comunicazione noi la dobbiamo sentire più profondamente e veramente puntare su ciò che serve, su ciò che serve a farci convivere su questo pianeta e non a farci scannare su motivi inesistenti, inventati, finiti e delinquenti.
è una serata in cui si è parlato di Chiapas e di Cuba, ho un contratto conosciuto dai compagni del centro sociale Cortocircuito di Roma, che hanno avviato un'iniziativa di rapporto diretto con le ZLN in Chiapas, e loro il 15 di settembre organizzano a Roma nell'anniversario che all'ambasciata del Messico faranno per festeggiare l'indipendenza, praticamente una sorta di ordiniamoli la festa, insomma. Come in Chiapas ci sono circa 40.000 militari che stanno cerchiando questa zona, l'obiettivo sarebbe quello del 15 settembre di essere in molti e riuscire ad accerchiare l'ambasciata del Messico. Da lì ho scoperto che tutta questa esperienza delle ZLN e del Chiapas sono realmente un'esperienza profondamente alternativa a quella che è la logica nostra occidentale. Tant'è che ora in Chiapas faranno un referendum fatto dalle ZLN in maniera tale che insieme alla gente devono decidere come organizzare il loro futuro anche in termini di organizzazione e di resistenza armata. Per cui questo collegamento con una realtà che è, si è parlato prima degli Indios, dice la gente che conosce la cosa, sembra che siano rimasti degli 80 milioni che dicevi tu Joyce, 5 milioni di Indios da oggi tra Messico, Salvador, Ecuador. Per cui ecco, il discorso che volevo rilanciare è che mi è sembrato molto bello, visto che la storia del Chiapas, di là di quello che tira fuori la notizia eclatante, perché sono le cose che succedono nel mondo, giustamente diceva, siccome non sono tribù che hanno niente di caratteristico, non hanno, dicevano, il territorio fuori o le penne, per cui non sono folcloristiche più di tanto, per cui a vari artisti o robe del genere non servono più di tanto, però invece stanno costruendo una realtà assolutamente alternativa a quella che è la nostra logica di organizzare le cose, per cui siccome mi è piaciuta molto questa iniziativa volevo riportare qui questo fatto del 15 settembre a Roma, questo tentativo di circondare l'ambasciata messicana e cercare di rovinare